Un nuovo primato per la provincia di Rimini, il nostro territorio in testa a livello nazionale tra le realtà che hanno visto approvati il maggior numero di progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Commissione europea in rapporto alla popolazione. Merito della convenzione tra provincia, comune e Camera di Commercio di Rimini che nel maggio 2010 portò alla creazione di un ufficio unico per le politiche comunitarie. Obiettivo: studiare i principali programmi di finanziamento dell'Unione Europea e presentare così progetti ad hoc su tematiche che spaziano dal turismo alla cultura, dall'ambiente alla mobilità, dall'agricoltura all'innovazione in piccole e medie imprese. Bel risultato proprio perché siamo riusciti a portare milioni, insomma, di risorse comunitarie verso i nostri territori, verso le piccole imprese, verso l'innovazione e soprattutto abbiamo lavorato insieme, Camera di Commercio, Comune di Rimini e Provincia, quindi con un segnale che mettersi a sistema, i risultati ci sono. Al momento sono 39 i progetti in portafoglio, con 3 milioni e mezzo di euro di fondi stanziati dall'Europa. La convenzione è stata rinnovata anche per il 2013, al fine di raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, scopo che dovrà essere perseguito, inevitabilmente, anche dai nuovi amministratori della provincia di Romagna. Stiamo facendo progetti che riguardano, per esempio, lo sviluppo del turismo al di là del mare, cioè sviluppando tutto il territorio, che non potremmo fare, magari, con le stesse risorse se non avessimo questo tipo di finanziamento. Ma non solo i finanziamenti, anche con le relazioni che abbiamo con altri territori che magari sono molto più avanti di noi da questo punto di vista. Se vogliamo davvero guardare al futuro abbiamo bisogno di intercettare questo tipo di risorse, abbiamo bisogno soprattutto di perdere del tempo per le relazioni che servono poi per portare a casa questi progetti. Noi su questo siamo un po' indietro. L'ufficio quello delle politiche comunitarie ha aiutato tutto il territorio invece a instaurare relazioni che ci permettono poi di portare a casa anche questo tipo di risultati. E allora lo diamo come patrimonio a chi verrà dopo a non disperderlo, non disperdere queste relazioni e questa voglia anche di vincere magari sfide che sembrano impossibili e poi alla fine portano a casa questo tipo di risultati.